Buongiorno carissimi amici delle missioni, oggi abbiamo la gioia di avere qui con noi Frei José Rodríguez de Araújo, a cui diamo il benvenuto, e per tutti Frei Rodrigo, benvenuto in Italia. In questo breve racconto che vi esporremo, passeremo dalla missione dei frati lombardi in Brasile all'inizio di Cuba fino ad arrivare in Africa. Con Frei Rodrigo toccheremo questi punti. Iniziamo dicendo che la provincia cappuccina Nossa Senhora do Carmo, che riguarda gli stati brasiliani del Maranhão, Pará e Amapá, è una provincia autonoma dal 1999, nata dalla provincia di Lombardia dei Frati Cappuccini. Dopo questa autonomia, Frei Rodrigo ha preso in mano la provincia nel 2006, facendo un cammino durato 6 anni, nel quale si è indirizzato verso una forte autonomia, sia finanziaria che anche di formazione. Torniamo ai missionari, quindi dove tutto è nato, ciò che i missionari lombardi hanno dato. Qual è la sua parola, la sua esperienza di questo vissuto? Io ti ringrazio per questa opportunità e scusatemi, non parlo molto bene italiano, ho imparato tantissimi anni fa, così cercherò il vostro perdono per qualcuna cosa che non va bene. Prima, io sono frutto del lavoro missionario dei Lombardi, perché sono andato in convento, avevo 12-13 anni. Qualcuna volta parlo, io sono una persona che ha costato molto caro ai Lombardi, ma sono contento e ringrazio il lavoro per la mia persona, ma anche tutta la nostra provincia. I Lombardi hanno fatto un percorso in Brasile. E il più bello di questo lavoro, di questo percorso che hanno fatto, è la creazione della provincia Nossa Senhora do Carmo. E io sono molto grato a tutti i frati, ma sono grato anche alla gente di qua, dell'Italia, perché se non avessi la gente che lavorava, che stava indietro ai frati, loro non avevano fatto tutti questi progetti. Pertanto, siamo una provincia adesso che camminiamo con le proprie gambe. Siamo grati ai frati, ma siamo grati a tutti voi dell'equipe missionaria. Questa missione lombarda che è nata alla fine dell'Ottocento e che ha avuto proprio il fulcro, è maturata nel 99, ha dato anche un'esperienza perché la vostra provincia brasiliana sia a sua volta missionaria in una nuova terra di missione. I frati Lombardi sono arrivati in Brasile nel 1894. Io posso dire che veramente i Lombardi sono stati bravi, perché dopo 72 anni, 1966, hanno creato una provincia nel Ceará e Piauí. Nel 1966 loro sono andati in Maranhão e Pará e hanno cominciato tutta un'altra volta. E dopo 33 anni hanno creato questa provincia Nossa Senhora do Carmo. Pertanto, veramente, i Lombardi sono stati bravi. Oggi, se potevo anche dire, potete stare tranquilli Tranquilli. e pace, perché hanno fatto veramente questo lavoro. E qualche anno fa il ministro generale è arrivato nella mia provincia e ha detto: siete frutto del lavoro missionario. Siete una provincia molto giovane, adesso bisogna fare qualcosa. E hanno messo questa sfida di andare a Cuba. Oggi siamo 106 frati della mia provincia e abbiamo inviato 6 missionari a Cuba. E i primi passi. Aspettiamo che nel futuro, con l'esempio dei Lombardi, possiamo fare anche noi, figli dei Lombardi, anche missionari. Bello. E la sua esperienza missionaria, oltre ad essere stato a Cuba molte volte, proprio in queste ultime settimane si è allargata anche verso l'Africa.
in modo particolare verso la Costa d'Avorio, verso il Camerun, che sono missioni tuttora della nostra provincia lombarda. Quali sono state le cose principali? Qual è la maggiore sensibilità che ha trovato sia in Costa d'Avorio che in Camerun? Prima volevo ringraziare la possibilità. Quando ho finito 6 anni come provinciale, ho detto, non che ero stanco, ma io bisognava un tempo a pensare. Ossia ho scelto 3 mesi di stare fuori. Io ho scelto di stare un po' qua nella provincia, di andare in missione, conoscere un po' il lavoro dei missionari in Africa, e adesso vado un mese a stare un po' a pregare a Gerusalemme. La esperienza in Africa è stata molto bella, vedere il lavoro dei lombardi. Quando sono arrivato e vedevo tutto quel lavoro che si fanno, che hanno fatto, mi sono ricordato di questo lavoro che hanno fatto i lombardi. E c'è una cosa molto interessante, a volte io scherzo, no? Dico sì, io sono figlio dei lombardi, perché sono andato in convento, avevo 12 anni. Dove vado, che vedo, qualsiasi cosa, lo so se sono lombardo che hanno fatto. Questa chiesa è stata lombarda, questa chiesa è stata lombarda. Così, in Costa d'Avorio, in Camerun, ho trovato questa esperienza, questa dedicazione, questo lavoro dei lombardi. A Costa do Marfim, sono veramente colpito di tutto il lavoro sociale. Insieme a tutta quella gente molto soffrita. Penso che è una realtà diversa del Brasile che loro non hanno trovato, può essere 1894 o qualche anno fa, ma è un'esperienza molto difficile. Una cosa che voglio chiamare, mi ha colpito, è qualche progetto sociale che i lombardi hanno fatto in Brasile in 1970-80, che adesso non si fa più questo lavoro sociale, loro fanno in Costa d'Avorio e anche in Camerun. E questo è bello. Io aspetto che questa esperienza che loro hanno fatto in Brasile e che si fa adesso in questi 2 paesi che ho visto, ho visitato, possa un giorno arrivare a quello che siamo noi adesso. E anche in Camerun la formazione, che è il futuro dell'ordine dei cappuccini, il futuro delle nostre missioni. Qualsiasi il lavoro missionario, bisogna sempre avere in conto la sua frente che non è sufficiente un progetto sociale, non è sufficiente fare un bel lavoro. Bisogna fare questo, ma bisogna pensare nella formazione dei nativi. Perché se tu fai questo lavoro, se missionario fa questo lavoro, anche se è bello, ma se non c'è una continuità, si va a cadere nel vuoto, no? Così mi sono stato molto contento e trovato a Camerun questa formazione. Ho avuto anche la possibilità di parlare con i ragazzi, di trocare un po' l'esperienza, di parlare della mia esperienza e dire, se un giorno eravamo noi nel posto che voi trovate adesso, potete anche arrivare dove siamo noi adesso, una provincia giovane che si va con la sua propria gamba. Siamo grati a tutto che i lombardi hanno fatto, ma adesso bisogna costruire la nostra storia. Io parlavo anche a loro, approfittate questo periodo, ma bisogna stare preparato per il futuro. Io voglio, vamos dire assim, una parola, come si dice, chiudere questo momento, dire così: i lombardi, frati lombardi, sono molto bravi. Io sono grato a tutti la provincia, anche con certezza gli africani sono grato. Però se non avessi voi aiutare i frati qua, loro non riuscirebbero a fare tutto quello che hanno fatto in Brasile. Portanto, grazie a tutti voi
che aiutate i lombardi a fare quello che hanno fatto nella mia terra, nella mia gente e con la mia provincia. Adesso andiamo. Peço e chiedo che state insieme ai lombardi a fare questo altro passo in Africa. E che Dio sia benedetto e Dio sia lodato. Grazie mille, Fra Rodrigo.